Ciao raga, volevo chiedervi una cosa. Vi è mai capitato una sera di queste di tornare a casa, di accendere il vostro televisore e di guardare un film che è talmente brutto, talmente assurdo da risultare però divertentissimo e spassoso? E questa cosa a me è successa qualche giorno fa. Mentre stavo guardando questo film in particolare, non riuscivo più a smetterla di ridere, non riuscivo più a smetterla di continuare a guardare questo film. Per la sua illogicità, per la sua orrenda bruttezza, e lì mi è venuta l'illuminazione a dire: no, io questo film lo devo raccontare assolutissimamente per quanto sia brutto, ma quanto è spassoso. E sto parlando di un film del 2006 per la regia di Hans Horn, Alla deriva Adrift, che è il titolo in italiano perché in inglese è Open Water. Seguito di Open Water, un film statunitense a low budget che, sebbene sia stato un successo abbastanza buono per essere stato di low budget, ha permesso a questo stupendo film di uscire essendo il suo seguito. Ma partiamo ora finalmente col parlarne della trama? O stiamo ancora qui a parlare di cose inutili? E che cos'è? Una coppia insieme alla loro piccola bambina si ritrovano in viaggio in Messico per festeggiare durante il weekend in barca insieme ai vecchi amici di lei il compleanno di uno di questi amici, che è lui, il tipico figone biondo americano. Sarà mica sempre lo Io sono stesso zio che Zack. riutilizzano sempre. Sì. Oh. E Buon decidono di compleanno. passare qualche giorno sullo yacht di uno di loro, Occhio ai graditi. che è... Ora entro nel bagno e qui. Oh mio Dio, ho Credo di sbagliato averlo. scena. Scusate, Bordo. comunque Sono è Jen. niente Che poco di cosa meno ti che permetto? il dottor Sloan di Grey's Certo, le Anatomy. mie abitudini. Complimenti, Ti vuoi dottore. morire? Ah. Che bella barca. Questa biondina si chiama Michelle. Saluta. Piacere di conoscervi, ragazzi. Ci vediamo tra un paio di minuti, ok? Un paio di minuti. Come Grazie. sminchiare un personaggio sex Guarda che symbol in carino. soli 2 minuti. Lorenz, Guarda bene questo film. guardate, dov'è il mio regalo? E fin qui nulla di strano. Se non fosse però che subito, all'inizio del film, ci viene mostrato un lato della protagonista Amy che avrebbe potuto benissimo nella vita reale far finire il film ancora prima che iniziasse, e cioè senza nemmeno partire per il Messico. Di cosa sto parlando? Guardate. Amy, la protagonista, è completamente terrorizzata dall'acqua. Ma non come lo possa essere magari un bambino, che ha paura degli schizzi o paura di farsi il bagno, no, no. Lei ha avuto dei problemi seri, e di questo infatti ne riparleremo. Per ben capire, guardate come cammina sulla passerella e sul ponticciotto. Iniziano quindi i festeggiamenti nel compleanno con una torta, direi sobrissima, a forma di trulli di Alberobello, magari il ragazzo è pugliese, non americano. E iniziamo così finalmente a salpare con questa benedetta barca e partire verso l'avventura, con delle scene che sembrano quasi uscite dalla pubblicità dell'Amaro Montenegro. E iniziamo finalmente ad andare nel clou dell'azione. È vero, non vi ho ancora mostrato che cosa succede a questi sei sfigatelli su questa barca. Qual è l'avvenimento clou che dà finalmente il titolo al film e dà anche la motivazione per cui fare un film di questo tipo? Ma volevo appunto mostrarvelo e farvelo vedere perché c'è davvero da mettersi le mani nei capelli per l'epicità. E così finalmente i Io e ragazzi un dolore. decidono di lanciarsi in acqua e Il dovere mi chiama. fare Evadere il sta bene. bagno in mare aperto Sicura? con maschere e boccaglio. Tranquilla. L'unica a restare sulla barca Grazie. è Amy, Tuffiamoci, mentre il possiamo dottor farlo Sloan le insieme. tiene compagnia insieme alle sue Sembra divertentissime un battute. No, 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 ma non temete, il dottor Sloan non farà assolutamente nulla con Amy.
La fantastica storia d'amore che c'è in questo film è sana e solida. Amy ama tantissimo suo marito e suo marito ama tantissimo Amy. Tu sembri una rana molto simpatica. Anche tu? No, non una rana. Volevo dire, sei carina. Come? Cioè, sei carina a dire simpatico, cioè, sei carina, sei simpatica. Grazie. Ah. E mentre suo marito tra un po' si limona Michelle, Amy è al sicuro sulla barca, con il dottor Sloan che sicuramente si prenderà cura di lei. Tranquilla, Amy, con il dottore le tue paure sono al sicuro. L'abbiamo portato al circo! No! Mettimi giù! Il mare è calmissimo, non temere! Fidati di me! Devi fidarti di me! Fidati, Amy! Mio Dio, questo è un abominio! Dottor Sloan, non dovevi assolutamente farlo. Povera Amy, sembra quasi che abbia le convulsioni. Ha toccato l'acqua. Ora capisco perché questo film è classificato come thriller, horror. Ma perché Amy ha così tanta paura dell'acqua? Ce lo spiega in questo flashback, in cui si capisce perfettamente che mentre stava giocando con suo padre al mare, il povero uomo ebbe un infarto e annegò. Ed inutili furono i tentativi di Amy di tentare di recuperarlo. Capite bene ora che è più che comprensibile che la povera Amy abbia paura dell'acqua. Un problema psicologico molto forte. Grazie, dottor Sloan. Sei un vero amico. Ah, ma quindi il dramma è che lei ora sta male, non riescono più a portarla all'ospedale, devono assolutamente chiamare i soccorsi, non riescono e devono tornare indietro, non ce la faranno perché lei sta male. È così, giusto? Ma no, ma questo è soltanto un pretesto per inserire un evento drammatico all'interno del film. No, 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 no. Il vero evento clou è questo. Si prenderà. Dov'è la scaletta? Dov'è la scaletta? La scaletta! Non c'è nessuna maledetta scaletta! Bravo imbecille, vi siete lanciati tutti quanti in acqua senza la scaletta per tornarci su. Ma siete veramente i numeri uno! Meritate sicuramente un premio. Tentano però di raggiungere la bandiera che si trova sulla poppa della nave, ma il problema è che in questo film il vero nemico è la spiga. Passano le ore, ma all'improvviso, nel silenzio del mare aperto, Uno squillo! Viene dall'altra parte! È il mio telefono! È il mio telefono! Attento, non farlo bagnare! Prendilo! Siamo salvi, siamo salvi! Dai, vuoi vedere che adesso riescono a telefonare a casa e avvisarli che si sono persi in mezzo al mare? State attenti però, altrimenti il telefono si bagna se lo trattate così. Piano, una alla volta. Rispondi, Dai, non perdere la chiamata! rispondi, presto! Non perdere la chiamata! Dai, presto, Rispondi! rispondi, Slack! Erika! Hanno creato un cavallino! Se
Erika! Erika! Ti vuoi muovere? Dille qualcosa! Rischi che ti attacchi ancora prima di poterglielo dire! Muoviti! Ehi, mi senti? Erika, mi senti? Aiuto, stiamo annegando, vi prego! Zitta! Ma come zitta? È l'unica cosa sensata che ha detto dall'inizio del film! Erika! Erika, pronto? Pronto? Erika! Aiuto! Pronto? Che cosa hai fatto? Niente! Mi hai chiuso il telefono in faccia! No, dammelo! Non è vero! Dammelo! Dallo a me! Stronzate! Chiama il 911! Andiamo! Andiamo! Oh, guarda caso, ti si è rotto il telefono dopo che l'hai continuato a bagnare per dire telefono io, telefono io, telefono io. Ma guarda un po'. Dai però, adesso se lo lasciate un attimino al sole, quelli lì sono telefoni di una volta, sono dei Nokia potentissimi. Quelli lì non si rompevano neanche con le cannonate, ce li ricordiamo tutti. Ora se lo lasciate bene al sole, magari dopo un po' si asciuga e riesce ad andare, ok? Tenetelo lì. Funziona, maledizione, cazzo! No, no! No! Ormai i nostri eroi si stanno quasi rassegnando, ma ad un tratto ecco che la fortuna rispunta all'improvviso. Merda! Oh. Ehi! Aiuto! Ehi! Ehi! Aiuto! Aiuto! Fermatemi! Stiamo annegando! Salvateci! Stiamo annegando! Aiuto! Mio Dio, ma chi è stato a portare questa maledizione addosso a questi ragazzi? Manca soltanto un'onda anomala che li inondi tutti e li sommerge e finiamo così, lo so. No, 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 stavo scherzando, stavo scherzando. Questo non c'è. Senza perdersi d'animo, tentano in qualche modo di costruire una corda fatta con i loro costumi grazie al... coltello. Quando è uscito fuori il coltello sinceramente non lo ricordo, però hanno un coltello, ok. E mentre gli altri legano i propri costumi per creare una corda da attaccare alla barca, il marito di Amy, munito di mascherina e il famigerato coltello, va alla ricerca di un passaggio per la barca da sott'acqua. Madonna che brutta scena. E mentre gli altri riescono a collegare la corda all'estremità superiore della barca preparandosi a salire, quel furbone sott'acqua per togliersi gli occhialetti perde il coltello. Sinceramente devo ancora capire perché utilizzino come pretesto quello di fargli perdere il coltello da bocca, quello di togliersi la mascherina sott'acqua, cioè è veramente una cosa abbastanza stupida e dire poco. Fatto sta che il marito di Amy va velocissimo, nuota, nuota, cercando di prendere a tutti i costi il coltello che sta sprofondando. Riesce fortunatamente a prenderlo, sale, sale perché non ha più ossigeno. Sta salendo e... e come se non bastasse... questo film è l'apoteosi della sfortuna. James, il marito di Amy, riesce a tornare in superficie, anche se che è successo? Ha un trauma cranico molto grave. Ed ora tenetevi forte, perché hanno inizio una serie di avvenimenti che, se pensavate che fino ad ora si era superato un limite, non avete idea di cosa sta per succedere. James, James, dammi il coltello. Oh, finalmente un'idea sensata. Vuole usare il coltello come rampino per poter salire sulla barca. Ottima idea! No! No! Dan, levati di mezzo! Ma dottor Sloan, ma che cosa fai? Ma ti sembra il caso di stare a guardare se la barca si può fare qualche graffio o meno? Stai rischiando la vita, eh? So se... Levati di mezzo!
Ma cosa non è successo? Cosa non è successo? Io sto ancora aspettando l'onda anomala, però, eh? C'è sangue ovunque, attirerà gli squali. Michelle, per paura degli squali, si allontana dalla zona. Mi dispiace. E mentre Zack festeggia il suo compleanno in una pozza di sangue. Mi dispiace. Mi dispiace. È la cosa più semplice da dire e non serve a niente. Dov'è Michelle? Michelle! Michelle! Il dottor Sloan parte alla ricerca di Michelle, la cerca sott'acqua a questo punto e riesce a trovarla che sta sprofondando. Allora va per tentare di salvarla. Oddio, sta sprofondando, però dai, ci sei quasi, dai, dottor Sloan, dai, 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 salvala, dai! Ma l'aveva ormai presa, bastava allungare la mano. Ma chi ti ha dato la laurea in medicina? Chi? E dopo Michelle ci Zack? lascia anche il nostro festeggiato, Zack? Zack. Zack! Zack, respira! Non volevo che Zack la danneggiasse. Lei non doveva farlo perché. Perché non è la mia barca, questa non è la mia vita. Non potrei neanche affittarla, figuriamoci comprarla. Qui l'omicidio è giustificato. Direi di sì. Le ore passano e James si aggrava sempre di più. È una brava, è una Avrebbe brava bambina. assoluto bisogno di aiuto. Come la sua mamma. Nel frattempo, Lorraine, che ormai sta completamente impazzendo, escogita un'idea folle. Credo che andrò a fare una nuotata. Proverò ad arrivare fino a riva. Troppo lontano. Può darsi di sì, può darsi di no. Ma non morirò senza fare niente. Non sarebbe da me. Questa è l'ideona del secolo. Complimenti. Ma i suoi amici penso che non la lasceranno andare via dopo quest'idea così pazza, giusto? Buona fortuna! Ormai non so più cosa aspettarmi di questo film. Ma avete notato i comportamenti che hanno i personaggi? Ma sono fuori da ogni logica! Fantastico. Amy allora si rende conto con il coltello potrebbero finalmente aprire l'apertura del portellone Leone della non si muoveva scaletta. mai. Cercava solo di trovare una soluzione. Unico problema è che il coltello è ormai in mezzo al mare. Lo troverò. D'accordo. Ottima idea, veramente, ottima, ottima idea. Perché non ci avete pensato prima? Mi viene da dire perché. Verso sera inizia un temporale e nel frattempo ci lascia anche il povero James. Direi che se si dovesse salvare Amy ci tornerà di nuovo al mare. Questa è un'esperienza che sicuramente le ha fatto passare completamente tutte le sue paure. Cerchiamo ora di velocizzare quello che è il finale del film. Il dottor Sloan, arrabbiatissimo, sbatte la mascherina contro la barca, finendo poi per sbattere talmente forte da rompere il vetro. Allora capisce che quel vetro può essere usato come coltello, si dirige verso l'apertura della barca e facendo esattamente la cosa che ha poi portato da parte sua all'omicidio di Zack, utilizza il vetro come appoggio, fa arrampicare Amy sopra di lui, ma fermi tutti! Ma avete notato che Amy ha ancora addosso il costume? Ebbene sì, se vi ricordate qualche scena prima, vi ho mostrato come con i propri costumi avevano creato una corda per poter poi salire sulla barca. Amy invece
ha ancora tutto addosso. È vero, lei era vestita, per cui si sarà tolta semplicemente i vestiti e sotto avrà avuto l'intimo. Ma perché non togliersi anche l'intimo? Non lo spiegano. Dopo vari tentativi, riesce finalmente a salire su questo benedetto yacht. Apre poi finalmente la scaletta per far salire il dottor Slow. Allora si precipita verso la sua bambina e finalmente madre e figlia possono stare di nuovo insieme. Che bello, quindi un finale a lieto fine? Ma allora non avete capito nulla di questo film. Il dottor Sloan, inspiegabilmente, decide di non salire sullo yacht. E quando Amy va a controllare, si accorge della cosa e... No, vabbè, Amy, dopo tutto quello che vi ha fatto e che ti ha fatto, non starai mica pensando di andare a salvargli la vita. Ha scelto lui di restare lì, giusto? Lascialo lì. E alla fine, proprio come avrebbe dovuto fare il dottor Sloan con Michelle, Amy lo salva. Proprio come avrebbe voluto tanto fare con suo padre. E all'improvviso stacco del film, è mattino e guardate bene cosa succede. Arriva una barca di pescatori verso lo yacht. E mentre ti viene da dire quasi, guarda caso, la telecamera si sposta attorno alla barca, seguendo lo sguardo del pescatore, che non intravede nessuno. Se non udire il pianto di una bambina nel vuoto. Ma è dunque finito così? Amy, per cercare di salvare la vita al dottor Sloan, si è sacrificata anch'essa dopo che erano riusciti a salire sulla barca? Beh, in un certo senso sì, è andata proprio così. Ma in realtà, di questo film strepitoso, abbiamo ben due finali. Capito bene? Due finali. Ecco qui il secondo finale. Amy, che è riuscita a tornare sulla barca e nel frattempo ha salvato la vita al dottor Sloan, che sta prendendo il sole, o forse no, è svenuto, non saprei, o è morto, non si dà da sapere, ma il film finisce così, con un gran punto interrogativo. E questo, signore e signori, era Alla deriva. Adrift, un film che vale sicuramente la pena di vederlo per la stragrande maggioranza di cazzate che accompagnano la vostra visione. Io vi saluto e vi ringrazio, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Lasciate un commento per farmi sapere se vi è piaciuta, che cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se la pensate come me, se lo avete visto il film. E iscrivetevi magari al canale per darmi uno stimolo in più a proseguire questo mio progetto di recensioni di film all'interno di questo canale che ho appena creato. Datemi quindi una mano, condividetelo, fatelo vedere ai vostri amici, parlate di me se vi è piaciuto e anche se non vi è piaciuto, fatemelo sapere. Aiutatemi a migliorarmi. Io vi saluto e vi ringrazio e spero di avervi divertito quanto io mi sia divertito a fare questo video per voi.
Un saluto a tutti. Ciao ragazzi.